Ciao, bentrovati! In questo video vedremo insieme come creare un sito web nel quale poter raccogliere e anche pubblicizzare i lavori dei propri studenti. Sappiamo infatti quanto per loro sia importante ai fini della motivazione, insomma della soddisfazione, poter dire al compagno, all'amico, al genitore, perché no al nonno, guarda, i miei lavori sono online, ecco un link al quale poterli visionare. L'applicativo che utilizzeremo è Google Sites, ovviamente un applicativo di casa Google, estremamente potente ma anche semplice nel suo utilizzo. Google Sites ci offre la possibilità appunto di creare un sito nel quale poter pubblicare i capolavori digitali dei nostri studenti, ma anche consentire loro in modalità cooperativa di poter pubblicare quello che fanno direttamente, quindi fornendo loro un link nel quale non poter soltanto essere visualizzatori ma anche editor e quindi lavorare tutti insieme alla realizzazione di un unico sito web. E allora, se siete curiosi e come sempre pronti, seguitemi. E partiamo da un esempio per dare appunto l'idea di che cosa significhi pubblicizzare i lavori dei propri studenti all'interno di un sito. Come vediamo in alto abbiamo un nome per questo sito, un menu di navigazione all'interno del quale io ho suddiviso i lavori naturalmente per classi, ma insomma lo si può fare anche per aree tematiche, per discipline, poi ognuno troverà il modo migliore per costruire il proprio sito. Quindi l'architettura delle informazioni, e cioè il modo in cui le pagine andranno sistemate, sicuramente è la prima operazione da fare. E molto semplicemente la si può fare su carta. Quindi ripeto, io in questo sito ho preferito suddividere per classi. Quindi un piccolo racconto di sé all'interno della home page, menu, banner, grafico in alto, piccolo racconto di quello che si troverà all'interno del sito e in basso i credits, quindi chi è che ha realizzato il sito, quando e per cosa. Nella seconda pagina, e cioè quella in cui iniziano appunto i capolavori degli studenti, come vedete abbiamo per ogni lavoro digitale un titolo, una piccola descrizione, piccola veramente per non tediare poi nella lettura, quindi come nasce il lavoro, quali sono le competenze magari da sviluppare nei propri studenti, gli obiettivi didattici da raggiungere e le modalità di lavoro, una piccola icona e infine il link all'esperienza, quindi il link che magari può raccogliere altri lavori realizzati dagli studenti e così via per tutti gli altri lavori, quindi titolo, breve descrizione e poi il link al lavoro già pubblicato online. Benissimo, stessa cosa si farà nelle altre classi, quindi ripeto come sempre il banner in alto, magari nelle pagine vedrete la differenza con la home page. Nella home page abbiamo un banner un po' più grande perché siamo naturalmente nella vetrina, nell'ingresso di questo sito. Nelle pagine invece successive, in cui bisogna dare più importanza, quindi anche più spazio alle informazioni, il banner in alto diventa magari un pochettino più piccolo. Quindi anche qui, come vedete, il titolo, in step, insomma, il racconto dell'esperienza e poi uno o più link ai lavori che sono stati realizzati. Quindi per esempio qui avevamo realizzato un escape room, la prima realizzata al docente, la seconda agli studenti e poi le toolbox, cioè le cassette degli attrezzi sia per il docente che per lo studente, e quindi ci sono i link a tutte le esperienze. Stessa cosa poi è stata fatta in terza C, quindi come vedete titolo, descrizione, una piccola icona, magari vediamo anche la possibilità di inserire la consegna ai ragazzi, quindi quello che è stato magari inserito all'interno di Classroom, quindi proprio per avviare il lavoro degli studenti, perché quando noi raccontiamo il modo in cui nasce una buona pratica è sempre importante cercare di dare più spunti possibili in modo tale da favorire la replicabilità di questa esperienza anche ad altri colleghi. Quindi vedete la consegna agli studenti, e magari nelle classi terze, insomma in cui terze di scuola secondaria di primo grado, in cui i ragazzini sono un po' più grandi, può essere importante, sempre ripeto ai fini della replicabilità, che è poi uno dei cardini delle buone pratiche, perché una buona pratica, se effettivamente buona, è importante che venga ben documentata e compresa da chi naturalmente andrà a visionarla, a leggerla.
Ok, allora se siamo pronti, partiamo e vediamo come si fa a costruire questo spazio. Dunque, la prima operazione sarà quella di preparare, progettare e preparare tutto il materiale occorrente per la realizzazione del sito. Quindi, è buona norma preparare su carta, insomma, su un foglio di carta veramente molto semplice, molto rudimentale, un'architettura, quella che prima definivo l'architettura delle informazioni, e cioè una sorta di albero gerarchico nel quale dalla home page avremo poi tutte le varie strade che porteranno, insomma, alle diverse pagine di cui si comporrà il sito. Naturalmente quello che abbiamo visto prima è un sito molto semplice, in cui abbiamo soltanto una home page con una pagina singola per ogni classe, dedicata ad ogni classe. Laddove invece dovessimo progettare un sito un po' più articolato, questa architettura delle informazioni sarà sicuramente molto utile. Quindi su carta, ripeto, la preparazione, la progettazione, l'architettura delle informazioni. All'interno invece del nostro Drive andremo a creare una bella cartella, magari con il titolo, con il nome del nostro sito. Il nostro sito in questo caso sarà Digital Wonders 2021-2022. All'interno andremo a inserire magari delle immagini che potranno servirci per costruirlo. Un bel file costruito con Google Docs, io l'ho chiamato Testi per il sito, all'interno del quale scrivere effettivamente quello che andrà inserito all'interno. Quindi magari quello che andremo a inserire sulla home page, quindi il racconto di quello che faremo all'interno del sito, la promessa di quello che si troverà all'interno del sito, e poi esperienza per esperienza, gli step di descrizione appunto della buona pratica, e poi i link ai lavori degli studenti. Altra cosa importante da fare sarà la creazione di questa cartella. Una cartella che ospiterà tutti i lavori degli studenti e che dovrà avere dei permessi particolari in modo tale che i lavori inglobati all'interno del sito possano essere visibili all'esterno. Quindi col tasto destro sulla cartella andremo a verificare che effettivamente tutto quello che è al suo interno, sia condiviso con l'esterno. Un attimo di pazienza perché è andato un po' in surriscaldamento. Eccolo qui, tasto destro, condividi. La condivisione naturalmente non la faremo direttamente con le persone, ma ci muoveremo nella seconda scheda. Eccola qui, quella tramite il link, e verificheremo, o meglio, setteremo, io l'ho già fatto, che chiunque abbia il link possa essere un visualizzatore, in modo tale che tutti i materiali che andremo a inserire all'interno di questa cartella, che poi preleveremo per inglobarli nel sito, possano effettivamente essere condivisi con l'esterno. E allora, quindi, dopo aver creato questa cartella, inserito tutti gli elementi che ci occorrono per confezionare il nostro sito, siamo pronti per partire. E allora, come primo step, naturalmente apriamo una nuova scheda del browser e abbiamo diverse strade che ci portano sempre al nostro sito, alla costruzione del nostro sito. Possiamo partire digitando sites.google.com nella Omnibox di Google, nella Omnibox di Chrome, e verremo indirizzati a quella che è la home page del nostro Google Sites. Quindi, diciamo, nella bacheca nella quale avremo un elenco dei siti che abbiamo già creato, la possibilità di crearne uno completamente vuoto, oppure di partire da modelli che ci vengono suggeriti da Google Sites. L'altra possibilità è quella di aprire il nostro una nuova scheda, andare nel waffle di Google, quindi verificare di star navigando effettivamente col nostro account, tornare nel waffle di Google e cliccare su Sites. Anche in questo caso noi andremo all'interno della bacheca. L'altra operazione invece sarà quella di partire magari dal nostro Drive, proprio all'interno di quella cartella nella quale avevamo già preparato tutti i materiali, andare sul pulsante nuovo. Questo ci consentirà di creare il sito già all'interno di questa cartella. Quindi cliccare su nuovo, tra le voci disponibili non troviamo Sites, quindi andiamo in altro, e qui all'interno troveremo Google Sites. Qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che in questo caso non verremo indirizzati nella interfaccia iniziale dell'applicativo Google Sites, nella quale poi ci è consentito, vedete, scegliere
scegliere, abbiamo la possibilità di scegliere se creare da un modello, riaprire un sito già costruito, insomma, oppure muoverci da un sito completamente vuoto, ma andremo direttamente all'interno di un primo sito già costruito, quindi un primo file già disponibile. Ok, quindi tre strade che in realtà sostanzialmente portano tutte allo stesso punto. Quindi chiudo un po' di finestre qui in alto e iniziamo ad operare. Allora, la prima cosa che faremo sarà quella di dare un tema grafico, quindi scegliere un tema grafico per il nostro sito. Quindi ci muoviamo qui, vedete sulla destra, io ho tre pannelli, quindi tre schede diverse. La prima è quella dell'inserimento di elementi, la seconda è quella della gestione delle pagine, la terza invece è la gestione dei temi grafici da applicare al nostro sito. Possiamo scegliere un tema semplice al quale dare anche un colore magari diverso, eccolo qui, oppure e scegliere contemporaneamente anche quello che sarà lo stile del nostro carattere, che poi potremo però anche in un secondo momento andare a modificare. Seconda operazione che faremo sarà quella di dare un nome, un titolo al nostro sito, e lo andremo a chiamare, noi abbiamo deciso di chiamarlo Digital Wonders 2021. Ci prepariamo già all'anno prossimo, 2022, eccolo qui. Stesso nome magari andremo a dare al sito, quindi questo è il nome del file in realtà, questo invece in basso è il nome del sito, questa invece è la pagina, ok? Questo è il titolo della pagina, un anno di lavoro magari insieme, vabbè qui possiamo mettere insomma il titolo che vogliamo, questo ripeto è il titolo, il nome della pagina, ok? Una volta inseriti questi elementi abbiamo anche la possibilità di formattarli. Per esempio, un consiglio che io vi do è quello di utilizzare un carattere Lexend Deca che è particolarmente leggibile, per cui va incontro anche magari ai nostri studenti che hanno un po' di disturbi particolari, insomma bisogni educativi, quindi hanno delle specificità, ok? Quindi questo sicuramente favorisce la leggibilità. L'altra cosa che andremo a fare, sempre da un punto di vista grafico, sarà quella di settare il banner in alto, ok? Quindi abbiamo qui sulla sinistra la possibilità di cambiare l'immagine, di caricarla dal nostro computer oppure di selezionarla, per esempio dal nostro Google Drive, se l'abbiamo già caricata lì all'interno. Quindi andrò a pescarmela, ok? E il gioco è fatto, vedete come qui lui regola il colore per cambiare la leggibilità, per favorire come sempre la leggibilità. Dovessimo poi renderci conto che in realtà questo banner in alto non funziona molto, perché vedete la scritta non è immediatamente leggibile, perché lo sfondo che abbiamo inserito come banner funziona poco, abbiamo la possibilità di cambiarla poi questa immagine, ancora una volta caricarla dal nostro computer oppure selezionarla all'interno del nostro archivio Drive, oppure inserirla anche tramite URL, oppure cercarla all'interno di Google, insomma le opzioni che noi abbiamo sono le più diverse. Quindi carichiamo magari un nuovo sfondo e vediamo se la situazione, ecco qua, come vedete la situazione a livello di leggibilità migliora, ok, il nostro banner è pronto. Peraltro noi abbiamo la possibilità di inserirlo come copertina, quindi vedete molto grande, oppure come banner grande, come banner semplice, oppure lasciare il solo titolo, che insomma non mi sembra proprio l'opzione che fa al caso nostro. Io direi nella home page la lasciamo come banner grande, mentre invece all'interno la lasceremo come semplice banner. A questo punto andiamo a settare invece, vedete, il piedi pagina, quindi ci dà la possibilità di aggiungere un piedi pagina, e qui andremo a dire che siamo, io sono Arianna Pisapia, i lavori al terzo istituto delle Rose, anno scolastico 2021
2022. Peraltro, una volta inserito questo piedi pagina, noi abbiamo anche la possibilità di formattarlo, quindi intanto io posso inserire il testo proprio al centro, magari posso farlo anche un pochettino, cambiare anche i caratteri, ma farlo sicuramente un pochettino più grande, quindi come sotto intestazione, e cambiare anche l'aspetto grafico, quindi vedete posso anche inserire un po' di colore in modo tale da renderlo un pochettino più evidente. Ok, bene, non mi resta che andare a inserire del contenuto, quindi di andare a inserire magari un po' di testo, quindi la promessa di quello che ci sarà all'interno del sito è anche una piccola immagine. Quindi clicchiamo qui sulla destra, come vedete abbiamo i tre pannelli, inserisci, pagine e temi, mi posiziono sul primo pannello, inserisci, e dico ok, bene, inseriscimi una casella di testo. Vado qui a copiarmi il testo che voglio inserire appunto lì all'interno, così per velocità, e lo incollo. Eccolo qua. A quel punto inserisco magari anche un'immagine, selezionandomela sempre dal mio Google Drive, da quella cartella che avevo già precedentemente costruito. Eccolo qui, mi seleziono l'immagine di uno studente che inizia a lavorare e io vorrei che questa immagine si posizionasse a sinistra del mio testo, quindi con un semplice, vedete, drag and drop, trascina e rilascia, posso andare a posizionare la mia immagine lì a sinistra. Peraltro potrei anche magari, vedete, rimpicciolire il mio testo e ingrandire l'immagine. Ecco qua, questo è il risultato effettivamente che volevo ottenere. Bene, la mia home page è pronta. Bene, lo step successivo sarà quello di inserire altre pagine, quindi mi sposterò qui sulla destra sul secondo pannello, quello delle pagine, e qui ho due possibilità: o inserisco qui da questo più una nuova pagina a cui darò ovviamente un titolo, oppure molto più facilmente, scusate, l'ho inserita, adesso la eliminiamo, oppure molto più facilmente mi andrò a duplicare la home page che abbiamo già precedentemente formattato e impostato, quindi il lavoro sarà sicuramente semplificato. Quindi che cosa faccio? Clicco su questi tre puntini che sono a destra della home page e dico duplica pagina. Lui mi dà la possibilità di cambiare il titolo, io qui dirò che questi sono i lavori della prima C. Bene, dopodiché, dopo aver lavorato poi sulla prima C, duplicherò ulteriormente la prima C, che diventerà seconda C, terza C e così via. Come vedete, nel momento in cui io ho realizzato una seconda pagina, in alto sulla destra abbiamo un menu, quindi che elenca la home page e la pagina che abbiamo appena creato. Io ho anche la possibilità di modificarlo, questo menu. Se vado infatti, se mi muovo qui sulla rotella delle impostazioni, avrò la possibilità di scegliere se il menu mi piace posizionato lì in alto sulla destra, oppure lateralmente, che poi è la visualizzazione che abbiamo anche sugli smartphone. Quindi vedete, si va a posizionare dietro questo hamburger di Google, ok? Qui sulla sinistra. Ok, l'altra possibilità che ho è quella di colorare questo menu, quindi lasciarlo trasparente oppure scegliere di definirlo come bianco, quindi impostarlo come bianco o anche come nero. Non ho tante possibilità, però un minimo posso apportare queste modifiche. Generalmente mi piace lasciarlo in alto, così bello evidente. Se non abbiamo molte voci, laddove invece dovessimo avere molte voci, meglio scegliere la seconda opzione, cioè quella laterale, perché altrimenti non avremmo lo spazio per ospitare tutte le voci di menu. Ok, quindi fatte queste altre modifiche, procediamo e lavoriamo sulla seconda pagina. Quindi qui in alto mi sta bene lasciare tutto così com'è, tranne il tipo di intestazione, perché magari, siccome ho più bisogno di spazio per le mie informazioni, sceglierò banner come impostazione di questo top in alto. Bene, a questo punto vado a eliminare questa immagine, o meglio preferisco spostarmela sulla destra e poi andrò a sostituirmela. Facciamo in questo modo: eliminiamola direttamente, quindi ho il cestino, eliminiamo magari anche il testo, o meglio, siccome abbiamo già una casella di testo bella formattata, ce la spostiamo sulla sinistra. Bene, iniziamo a questo punto a raccontare il primo dei lavori della prima C, quindi vado su quelli che sono i testi che ho già preparato,
copio il racconto di questa esperienza, quindi CTRL C, mi posiziono all'interno della casella di testo, seleziono il testo che già c'è e incollo, eccolo qua, il mio testo di racconto della escape room. Bene, a questo punto inserisco magari anche un'immagine. Vediamo se l'ho già caricata all'interno del mio drive, se non c'è l'immagine di una escape room. Ecco qua, andremo a vedere come cercarla invece tramite la ricerca delle immagini direttamente da Google. Quindi digiterò escape room icon, perché magari sono un po' più carine, sono proprio come icone. Andiamo a vedere che cosa ci restituisce. Peraltro questa ricerca ci restituisce immagini che sono assolutamente libere da copyright, quindi la garanzia che stiamo lavorando in maniera ovviamente corretta. Come vedete non sono tanto carine, proprio perché sono immagini, ripeto, libere da copyright. Andiamoci a prendere magari quel lucchetto iniziale, eccolo qui, lo selezioniamo e lo inseriamo, e anche in questo caso andiamo a fare un drag and drop e ce la posizioniamo qui sulla destra. Cos'altro devo inserire per completare il racconto della mia esperienza? Devo inserire i link, ecco, agli strumenti che ho, ai lavori che sono stati realizzati. Eccolo, quindi questo è il primo link, quindi mi posiziono qui e devo inserire un pulsante, eccolo, che dirà vai al lavoro digitale, e qui in basso incollerò il link, eccolo qui. E dunque home page e prima pagina interna sono pronte, non ci resta che duplicarle, eccola qui. Quindi abbiamo questa prima C che diventerà seconda C e naturalmente ospiterà i lavori di quella classe. Stessa cosa poi si farà per la terza C, quindi duplicheremo e questa qui diventerà la terza C. Quindi un lavoro che andrà ad arricchirsi durante l'anno scolastico con tutto quello che gli studenti produrranno e vorranno naturalmente pubblicizzare all'esterno. L'altra operazione però importante prima di pubblicare che potremmo andare a fare sarebbe quella interessante di condividere questo sito con qualche studente, magari quello più responsabile, insomma il Mario Rossi, che sicuramente è il ragazzo che rispetta di più il lavoro degli altri. Insomma, poi chiaro, ognuno di noi conosce le proprie classi e sa a chi poter aprire, come dire, il rubinetto per questo lavoro cooperativo. Quindi andremo su questa icona che dice appunto condividi con altri, qui andremo a digitare gli indirizzi email delle persone che vogliamo appunto collaborino con il nostro sito, quindi degli studenti che saranno responsabili di altre pagine, di altri lavori, insomma collaboreranno col docente alla realizzazione del sito, e faremo attenzione a che questi due collaboratori inseriti abbiano i permessi da editor in modo tale da poter effettivamente contribuire. A quel punto clicchiamo su invia, loro riceveranno un'email che li invita appunto a collaborare alla realizzazione del sito. Non ci resta a questo punto che pubblicare il nostro lavoro, quindi cliccheremo sul pulsante pubblica. Lui ci suggerisce già un titolo, ma insomma laddove non dovesse soddisfarci possiamo sempre modificarlo, ok? Come è costituito il link a questo sito? Avremo sites.google.com/il dominio della nostra scuola / la parte finale che invece possiamo personalizzare, facendo attenzione però a che non esista già all'interno del nostro dominio un sito con questo titolo. A quel punto andiamo a vedere chi può visualizzare il sito, quindi nel gestisci, nella voce gestisci, ci muoviamo sulla seconda scheda e dobbiamo dire che il sito deve essere pubblicato come pubblico, mentre la bozza invece la lasciamo con delle limitazioni. Quindi chiunque avrà il link potrà vedere, potrà visualizzare, chiunque navighi su internet potrà visualizzare il nostro sito, e diciamo fine. Bene, quindi ritorniamo nel pannello iniziale di pubblicazione, gli abbiamo dato un nome, gli abbiamo dato i permessi in modo tale da poter essere navigato da chiunque. A questo punto non chiediamo ai motori di ricerca di non mostrare il sito, perché insomma vogliamo che sia effettivamente trovato, perché i ragazzi devono pubblicizzare quello che hanno fatto, e clicchiamo su pubblica.
Benissimo. Altra cosa interessante è la possibilità di vedere come effettivamente il sito sarà visibile su tutti i device. Quindi abbiamo una voce qui in alto che dice anteprima. Eccolo, vedremo il sito sui computer, sui personal computer, sui tablet. Questa è la visione sui tablet. Questa invece è quella sugli smartphone. Come vedete, il contenuto si adatta con estrema facilità. Ok, siamo pronti. Dov'è che troviamo il link a questo sito? Lo troviamo dietro questa voce. Eccolo qui. Quindi copia il link. Copiamo il link e possiamo condividerlo sul sito web della scuola, all'interno di Classroom, all'interno di raccolte visibili all'esterno, sul registro Argo, cioè dovunque questo link possa essere raggiunto da chi andrà a visualizzare i lavori dei nostri studenti. Dunque, il nostro viaggio un po' lungo questa volta è giunto al termine. Abbiamo visto come realizzare un sito attraverso l'applicativo Google Sites per dar voce alla creatività digitale dei nostri studenti, quindi dargli anche la soddisfazione di vedere pubblicati e quindi raggiungibili attraverso un link i loro lavori. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, seguite, continuate a seguire le mie pillole e vi aspetto qui. Ciao, buon anno!